Veneto Agricoltura, dirigo la ricerca di gestione agroforestali e oggi sostituisco il mio direttore, l'ingegner Negro, che come tanti di noi, altre persone anche che oggi non possono essere qui, sapendo cosa è successo in questi giorni, viste le competenze e le attività che fa Veneto Agricoltura, purtroppo non abbiamo ancora trovato il dono dell'umidità. C'è una piccola variazione rispetto al programma, quindi anche la mia introduzione, eccetera, viene spostata un attimo perché abbiamo il piacere di avere qui l'assessore Bottacina che, vista le sue responsabilità sulla protezione civile, potete immaginare che cosa ha di importante da fare ogni giorno e che gentilmente è riuscito a raggiungerci, a stare con noi qualche minuto e incontrare alcuni di noi. Quindi io darei subito la parola all'assessore Bottacina per i suoi saluti, per quello che va a dire a questo incontro, e poi prendiamo il nostro lavoro perché lui avrebbe veramente bisogno di avere un elicottero parcheggiato più avanti per andare via velocissimo. Quindi subito la parola all'assessore Bottacina. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti intanto per l'invito e mi scuso perché alle 11 devo essere a Longarone e devo incontrare tutti i sindaci alluvionati, ma soprattutto c'è il capo dipartimento della protezione civile, quindi non posso non esserci come potete ben immaginare. Però volevo essere qui, quindi ringrazio per l'invito perché il tema è un tema particolarmente importante, un tema quello del bosco che può essere un problema, ma può essere anche una risorsa. Noi abbiamo chi vive in montagna, chi vive nelle zone delle montagne lo sa, come me, che il tema del bosco che avanza è un tema particolarmente rilevante e che può portare a una serie di conseguenze, se non gestito bene, di carattere assolutamente negativo. Ma come dicevo prima, può essere anche una risorsa. Oltre al problema del bosco e al fatto che se noi andiamo a vedere i numeri rileviamo che in Veneto, ma grosso modo in tutte le regioni dell'Alto Alpino i numeri sono questi, noi tagliamo solo una minima parte della ricrescita di ogni anno, quindi per forza di cose il bosco sta avanzando e questo, ripeto, può creare dei problemi. Questo dicono i numeri. Oggi ci troviamo di fronte anche a un'altra situazione che è contingente relativa all'emergenza che abbiamo avuto, quindi con una quantità rilevante di metri cubi di legno che è stato, come dire, tolto improvvisamente dal suo status naturale e che adesso andrà gestito. Ovviamente vogliamo farlo nella maniera più corretta possibile senza generare scossoni sul mercato, perché mettere una quantità di legname così importante, così rilevante, improvvisamente potrebbe, anzi sta già creando qualche scompenso sul mercato del legno, però ripeto, se ben gestito credo che sia l'aspetto quello del bosco che avanza e sia quello della gestione di questa situazione emergenziale, penso che possa essere una risorsa. Ringrazio Fiper per l'invito, per aver posto l'attenzione su quello che può essere uno degli utilizzi, non l'unico, ma uno degli utilizzi del legno, quello di utilizzare la biomassa di suola come fonte di energia rinnovabile. Sicuramente una fonte importante che può risolvere anche parzialmente il problema del bosco, che può risolvere il problema contingente che c'era riferimento prima e che però vede alcune difficoltà anche in questo caso se non ben gestita, no? Ne parlavamo prima. C'è in questo momento il tema dello smog, no? L'Europa richiama l'Italia, pone l'Italia in procedura di infrazione perché ci sono quattro regioni che secondo l'Europa si stanno comportando male o non troppo bene, e queste regioni sono le regioni del bacino padano, quindi Veneto, Emilia, Lombardia e Piemonte, perché secondo i dati che sono stati rilevati abbiamo la presenza di PM10, PM3,5, quindi particelle sottili e benzocchirene rilevanti. I nostri tecnici ci dicono che gran parte di questi inquinanti derivano, due terzi delle particelle sottili e
quasi il 90% del benzotirene deriva dalla combustione della biomassa legnosa. Quindi l'Europa, no, chi si occupa di ambiente in Europa, ci bastona, ci sanziona, ci dice dovete bloccare tutto. Dall'altra parte però abbiamo la stessa Europa che ci dice che le fonti rinnovabili vanno incentivate. Tanto è vero che l'Italia si è dotata già da 15 anni di una norma, è famigerato l'articolo 12 della legge 387 del 2003, che dice che gli impianti da fonti rinnovabili sono opere di utilità pubblica urgenti e indifferibili con una procedura semplificata. Quindi l'ente che li autorizza deve mettere in campo una procedura semplificata, quindi velocità, poi in Italia parlare di velocità sulle autorizzazioni sembra quasi, però rispetto ad altro è una procedura più semplice. E quindi c'è questa discrasia fra un'Europa che ti dice una cosa, contemporaneamente te ne dice un'altra. Probabilmente però si possono anche, anzi sicuramente, mettere insieme le due cose, e cioè come? Facendo in modo che si utilizzi la fonte rinnovabile, quindi in questo caso la biomassa legnosa, e contemporaneamente si tenga sotto osservazione quella che è l'emissione dell'atmosfera. Si può fare certamente, perché un conto è andare fuori e bruciare un pezzo di legno così tal quale, un conto è utilizzare la biomassa legnosa in impianti che sono strutturati, concepiti, e la tecnica ci può e ci deve dare il massimo sostegno su questo fronte, facendo in modo che le emissioni in atmosfera dei PM10 e benzotirene siano limitate al massimo. Ecco. Questa è la grande sfida, cioè mettere insieme queste due cose. Ovviamente questo risulta tanto più facile quanto più l'impianto è di dimensioni rilevanti, perché la piccola soffietta o il caminetto è difficile poi gestirlo filtrando tutto quanto, anche se ci sono anche in Veneto degli imprenditori che stanno investendo parecchio in ricerca su questi piccoli impianti, quindi la piccola stufa di casa. È chiaro che poi un impianto invece di una certa dimensione, che oggi si parlerà, presumo, anzi sono sicuro, di teleriscaldamento, di quelle che sono poi gli utilizzi di un impianto di un certo rilievo, che poi vanno a ricadere come beneficio economico sui costi del riscaldamento del singolo cittadino, quindi sappiamo quanto costa riscaldarsi in montagna, quindi è chiaro che la ricaduta è assolutamente positiva. Ecco, dicevo, oggi si parleranno anche di questi aspetti, quindi della potenzialità che può essere offerta dagli impianti che vanno ben oltre a quella che è la stufetta di casa e che possono, se ben gestiti, dare un riscontro assolutamente positivo, tenendo conto di quello che ci dice l'Europa nell'ambito della procedura di infrazione. Fra l'altro, io ne ho già parlato con il ministro Costa, anche recentemente, una ventina di giorni fa, sottolineando il fatto che abbiamo una situazione, perché spesso si legge, no, l'aria non segue i confini, quindi, però abbiamo delle situazioni diversificate nell'ambito del bacino padano, cioè non è che tutta la Lombardia ha la stessa situazione in qualità dell'aria, così come il Veneto non ha la stessa situazione in qualità dell'aria. Ci sono delle differenze tra alcune aree e altre aree, alcune sono oggettivamente, come dire, in una situazione pesante, preoccupante, dove è necessario intervenire. Altre sono in una situazione ben al di sotto dei limiti previsti dalle norme europee e nazionali, e quindi credo che ci sia assolutamente lo spazio per poter contemperare insieme gli obiettivi di gestione del bosco, anche utilizzando il bosco come fonte rinnovabile di energia, e contemporaneamente anche garantire la qualità dell'aria per i cittadini che ci vivono, e che ovviamente deve essere sempre la nostra priorità. Io vi ringrazio ancora, ci tenevo a dire questi due concetti, garantisco la massima collaborazione, la massima attenzione su questa questione, che credo sia, soprattutto per gli ambiti montani, uno dei punti chiave delle sfide che ci attendono per il prossimo futuro. Vi auguro buon lavoro, ho già chiesto di avere gli atti del convegno, perché ovviamente quello che emergerà oggi mi sarà molto utile da qui in avanti per affrontare in maniera ancora più decisa questa questione, soprattutto suffragati da dati tecnici che ci possono, vuol dire, far dormire sonni tranquilli. E quindi vi ringrazio per aver organizzato questo confronto.
come dicevo prima, purtroppo mi devo scappare, vi saluto, vi ringrazio ancora e buona giornata, buon lavoro.